quelle ragazze e donne che vendono le loro mutandine usate. Ebbene sì, nel web da ormai molti anni a questa parte esistono ragazze e donne che di fatto, vanno a vendere le loro angelicate mutandine. Mutandine impregnate dei loro dolci profumi, dei loro dolci aromi, dei loro dolci spruzzi che emettono dalle loro angelicate vagine. Va bene? Come ben sapete, la vagina è una membrana che permette di essere penetrata e in casi di grande eccitazione può eventualmente squirtare, anche se io non credo allo squirt o allo squirting che dir si voglia, va bene? Però tra il lusco e il brusco, tra il serio e il faceto, sul web, basta fare una ricerca nei social network, ma anche negli annunci, è pieno di ragazze e di donne che vendono non soltanto scarpe, calze, calzini e via di seguito, ma che vendono addirittura le proprie mutandine usate, va bene? Impregnate della loro vagina, va bene? Oltre che calzini che odorano di piedi, che puzzano di piedi, oltre che calze o autoreggenti o reggicalze o calze a rete che hanno l'odore della donna, va bene? Ora, noi uomini ovviamente non vendiamo mutandine usate, noi uomini non venderemo mai slip usati a ragazzi. Ci sono anche feticisti maschi gay che amano sentire l'odore dell'uomo, ok? Magari da dove la parte davanti che puzza magari di sperma oppure di piscio, va bene? Ci sono uomini gay, feticisti, si chiamano sui feticisti, che sono pazzi, sono innamorati dell'odore dell'uomo, ok? Quell'odore schifoso e nauseabondo, va bene? Di pesce fracico, va bene? Ma ci sono anche però uomini etero che, pur di avere la mutandina usata di una donna o di una ragazza, pagherebbero fior di quattrini, pagherebbero soldi su soldi, soldi a palate, va bene? Ora, voi mettetevi nella condizione di riflettere, di capire, di ragionare in maniera autentica. Guardate, e ripeto, guardate, quanti uomini cercano mutandine usate di donne? È pieno di uomini che fanno questo. Io non dico che non devono fare questo, però io non mi sognerei mai e poi mai di comprare, di mettere mano a portafogli e andare a comprare mutandine che puzzano magari di una donna, magari quella c'ha prima si è fatta una bella trombata col marito o con l'uomo, col fidanzato, magari la sua patatina puzza e magari l'ha impregnata la sua patatina e poi vuole andare a comprare. Cioè, io non farei mai una cosa del genere, mi sentirei male, mi farebbe schifo, bene? Pur essendo un etero al 100%, un etero convinto, de facto, di fatto, mi sentirei zozzo. Cioè, avrei una cosa zozza, sporca, ruvida. Come anche i calzini puzzolenti di una donna, o le calze, che possono anche essere a rete, per carità, ma sono pur sempre calze utilizzate da parte di un'estranea, di una persona che io non conosco. Ecco, quindi io non posso accettare una cosa del genere, ok? Io non condanno, attenzione, io non condanno chi compra calzini usati o mutandine usate, però sappiate rendervi conto che il feticcio, o meglio, il feticismo umano non ha confini. Sempre più uomini vanno addirittura a indebitarsi pur di eccitarsi avendo davanti mutandine usate, impregnate degli odori acri, degli odori a volte nauseabondi che una donna va a emanare, che va a produrre, ok? Io non mi metterei mai nella condizione di avere una mutandina usata di una donna o di una ragazza, restando, fermo restando, etero al 100%. Perché devo prendermi le mutandine di quella donna? Perché? Sono sporche, sono puzzolenti, sono ruvide. Ma io, caro Leandro, devi sapere che ci ho avuto il mestruo e poi te lo date. E sti cazzi, porca troia. Ma io secondo te posso prendermi le mutandine zozze che puzzano, magari puzzano pure di merda? Magari quella ci ha fatto da quel beato, da quel simpatico lato B, sono usciti fior di stronzi. Io posso, secondo te, secondo voi, apprezzare una mutandina sporca magari di cacca quando da quello stesso lato B sono usciti fior di stronzi? No, di fatto no, ok? Di conseguenza non posso accettare tutto questo. Ci sono uomini addirittura che sono eccitati
all'idea di sniffare mutandine che puzzano da morire, oppure i calzini che puzzano in maniera nauseabonda, oppure mutandine che puzzano di cacca della donna che ha prodotto antes, prima, ok? Ecco, io no, io non posso fare tutto questo, io non ci sto, io non riesco a prendere, ad avere, a ottenere, a sniffare mutandine, calzi, calzettini, perizomi, tanga, intimo e o calzini vari o calze varie di una donna o di una ragazza, perché magari potrebbero puzzare, perché magari potrebbero avere odori spiacevoli e poi non so da chi provengono, cioè quell'odore, magari quella si è fatta una trombata col ragazzo, col fidanzato, con l'uomo, poi mi dà la mutandina usata, tieni, prenditela. No, bella mia, no, bella mia. Col cavolo, col cazzo. Beh, quindi no, dico di no. Io non ci sto. Però ci sono molti uomini, molti, moltissimi, non tutti, che di fatto, vanno a sniffarsi queste mutandine. E addirittura se le vanno anche a leccare. Leccano anche mutandine. Nella parte vaginale e nella parte anale. Voi pensate che roba? Io non mi sognerei mai e poi mai di fare una cosa del genere. Eppure ci sono uomini, ragazzi, anche giovani della mia età, che vanno a fare tutto questo. E come fanno? Domanda da 1 milione di dollari? Non lo so. Non me lo chiedete. Il feticismo sovrasta, surclassa la personalità dell'uomo. L'uomo si cambia per un feticcio chiamato mutandina usata, per sentire l'odore che emana. Per sentire, per sniffarsi le ciabatte di quella donna, di quella ragazza, per sniffarsi i tacchi, per odorarli, fino a stare male. E le persone fanno questo. Non tutti gli uomini, ma molti fanno questo. Io non ci riuscirei. Detto ciò, grazie a tutti da Leandro, conoscitore italiano di YouTube Italia. Iscrivetevi, commentate. Ciao e al prossimo video.